Tanti giovani da dove? Chi siete? Noi siamo l'oratorio di Alcamo, l'oratorio della Saletta di Catania, poi un po' tutta la Sicilia, salesiani comunque, movimento giovanile salesiano. Ancora il Papa riesce a muovere i giovani? Sempre, certo. È perché il Papa per la Chiesa è sempre un padre. Poi questo Papa ha un taglio molto giovanile che avvicina tanti giovani, come si vede anche da questa strada così piena di giovani. Ci tenevamo tantissimo a venire qua e a vedere il Papa di presenza nella nostra Palermo, perché comunque andando a Roma si può vedere, però qui abbiamo questa opportunità, era un peccato non venire. Siete sempre col Papa e non possiamo ovviamente mancare a questo momento per rincontrare il nostro pastore che ci ha dato una missione e cerchiamo di renderla attuale. Siamo la gioventù francescana che sta accompagnando i giovani della diocesi di Caltagirone. Per noi questa è sempre un'occasione di stare assieme, tutti i giovani della Sicilia, tutti assieme. Siamo contenti di averli ospitati. Da ieri abbiamo passato questi due giorni assieme. Questo Papa per noi rappresenta quella botta di vitalità, di gioventù di cui la Chiesa aveva bisogno e ha bisogno. Per noi è una gioia, come è stato per Ratzinger riceverlo a Palermo, anche per Papa Francesco. Cosa rappresenta per lei questo Papa? Rappresenta la serenità, l'umiltà e la pace, credo che dovrebbe portare anche nel mondo. È un Papa bravissimo, buono, un Papa che dopo Francesco e Papa Giovanni è un Papa bravissimo. Siamo Cavaliere del Santo Sepolcro, ordine questo è il Santo Sepolcro di Gerusalemme, luogotenenza per la Sicilia. Siamo una rappresentanza di tutte le sezioni e anche delle delegazioni che ci sono in Sicilia. Cosa rappresenta questo Papa per voi? Papa è un momento molto importante ovviamente sia per il lavoro che svolge, il significato, la presenza in Sicilia che ci darà senz'altro degli impulsi e anche una spinta nuova nel nostro modo di rapportarci con la società e con i bisognosi in generale. Scrivo delle commedie, tra cui ne ho scritta una su Gesù Nazareno, intitolata Sacra Commedia Fantastica su Gesù Nazareno del professore Giuseppe Sabatino, e gliel'ho mandata pure a Papa Francesco in Vaticano. La giornata è calda, già avete prestato soccorso a qualcuno? Sì, abbiamo già iniziato, la giornata è parecchio calda, però dopo l'acqua di ieri ci stava questa temperatura, però siamo attrezzati, la protezione civile ha disposto dei carrelli d'acqua che stiamo distribuendo, qualche piccolo malore ma tutto nella norma. Tra l'altro abbiamo uno schieramento importante da un punto di vista sanitario coordinato dal 118, abbiamo due PMA, due posti medici avanzati qui al Foro Italico e altri due a Piazza Politeama, 300 volontari della Croce Rossa, Ampas Misericordia e CISOM che in mezzo alla gente prestano aiuto a chi ovviamente chiede aiuto, 14 ambulanze con i rianimatori e i medici dell'ASP, pediatri, psicologi, quindi una forza sanitaria imponente per un momento importante per dare assistenza a chi ne ha bisogno. Quest'oggi riproporremo il programma che nel 2013 è stato composto in occasione della beatificazione di Don Pino Puglisi, un programma composto in parte dal sottoscritto e dai maestri Vincenzo Tarantino e Giuseppe Liberto. Quanti elementi sono impegnati? Abbiamo 250 cantori provenienti dalle varie parrocchie della diocesi di Palermo, e un ensemble strumentale costituito con docenti e allievi del Conservatorio di Palermo.